Innanzitutto sono molto contenta di essere rimasta qui a Scandicci e non vedo l'ora di cominciare la prossima stagione. Sarà secondo me un'altra stagione molto divertente e speriamo di raggiungere i risultati che saranno i nostri obiettivi. Ecco, io invece ti chiedo a livello da atleta, da persona, come hai vissuto l'ultima stagione e soprattutto quali auspici, quali speranze per la prossima, anche a livello personale? Sì, beh, secondo me già il fatto di aver concluso la stagione è stata una grande vittoria, perché per come si era messa la situazione per la pandemia in Italia, insomma, non era scontato che noi riuscissimo a portare a termine il campionato. Per cui già questo secondo me è stato importante. Sicuro non è stata una stagione facile tra tamponi e Covid che ahimè ci ha toccato da vicino. Però spero che sia qualcosa che riguarda già il passato. Guardo alla prossima stagione con molta speranza e spero appunto che la situazione sanitaria migliori e che anche la nostra stagione possa essere libera da queste problematiche, ecco. A livello personale, mi aspetto di dare contributo alla squadra, sia nel quotidiano che poi la domenica in partita. Io invece ti chiedo, a proposito del tornare al normale, com'è stato giocare senza i tifosi? Insomma, tu che sei arrivata ormai da 2 anni a Scandicci, questo è il secondo anno, non hai conosciuto davvero i nostri tifosi che però vi sono stati vicini sempre in ogni momento. Sì, esatto, diciamo che abbiamo sentito la loro presenza, anche se da lontano, quindi sarei molto felice se già dalla prima partita del campionato prossimo potessimo incontrarci di persona e sentire il loro affetto personalmente nelle partite, nel nostro palazzetto e anche in trasferta, perché è stata una mancanza importante. Ecco, quindi ti chiedo a questo punto di salutarli. Sì, certo, faccio un grande saluto, un grande abbraccio a tutti i Roadrunners e davvero non vedo l'ora di vedervi sugli spalti e a lottare, a divertirci insieme.